William. Cosa? Ho l'impressione che tu mi stia evitando. Cosa c'è? Parlami. Guardami, Anya. Sono il fottuto uomo di latta. Non posso nemmeno abbracciarti. Non mi interessa. Troveremo un modo. L'abbiamo sempre fatto. Ehi, perché... perché almeno non ci provi? Perché sto morendo, cazzo. Più tempo passiamo a far finta di niente, più sarà difficile accettarlo. Sarò sotto terra in una settimana. Non puoi saperlo! Sai predire il futuro adesso! Ti comporti come se fossi certo di cose che non puoi sapere! Beh, il bagno funziona. Slashy, sei ancora qui? Datti una mossa, devi tornare al centro di controllo e prepararti. L'AS-2 è pronto al decollo nell'hangar. Ti porterà fino a Galveston. Da lì in poi improvviserai, baby. A bomba, capo. Blaskovic, vai all'hangar e assicurati che AS-1 sia pronto, ok? Non essere al tuo fianco. Non veder crescere i nostri bambini. Sarebbe insopportabile. Allora non arrenderti. Io non ti darò mai, mai per perso. Comunque vada. Vieni con me alle docce. Ti togliamo questa cosa, ti do una pulita. Puzzi. Me la toglierò io. Ho paura di andare in pezzi e di non riuscire a rimetterli insieme. Devo andare avanti finché posso. Caroline, ho fatto un casino, gliel'ho detto. Alla fine era me che cercavo di proteggere, non lei. Ciao. Mi sento come se fossi in una tomba. Sono sicuro. Ok. Vediamo se questo vecchio è pronto a spiccare il volo, come ha chiesto Grace. Dimentica tutto il resto. Altro gasolio. L'elicottero è bello grosso e vivace. Devo informare Grace. Vai così, fratello. Tutto ok. L'elicottero al decollo. Perfetto. È ora di una riunione. Entrare e varcare la soglia per raggiungere i 32 sentieri della sapienza. A cosa si riferisce? Oh,
Ehi, piccolo robottino! Soffri il solletico. Max! Oh, Gesù, Max! Non ti avevo visto. Senti, Max, sto leggendo roba complicata e il tuo giocattolo è incompatibile con questo genere di viaggio introspettivo, ok? Max, hold. Max, è tutto ok, ma questa roba è troppo complicata per te. Vai a giocare col tuo maialino. Sto cercando il significato di questa soglia e direi che tu non puoi capire. Max Hoth. Max, ti ho detto che questa è letteratura filosofica complessa e tu semplicemente non puoi! Wow. Hai ragione, Max! Ma come hai... In sala di comando. Porca miseria. Ok, ragazzi, scateneremo un gran casino. Ok, capitano. Il vostro sottomarino è pieno di atomiche e io ho un bel bersaglio. Grandioso, capo! Sì, ci sto alla grande! È il massimo, sì! Ci sto! Ecco qua. Specie si trova già a Roswell, in New Mexico, la sua città. Lì, dal suo nascondiglio, si può accedere a un tunnel che porta dritto dritto alla base sotterranea dei nazisti, dove fanno esperimenti con folli tecnologia. Hai detto Roswell, New Mexico? È una delle nostre. Che vuol dire una delle vostre? Già, ti piacerebbe saperlo. Per mandare soffiate ai tuoi amichetti a Berlino, vero? No! Allora, che cazzo ci fa lei qui? Grace, perché? È una di noi. È una fottuta nazista. Sulla vostra barca. Dicevi, nonno? Quella base segreta che hai menzionato è stata costruita da noi. Dai Daticud, uno dei nostri depositi più grandi, situato nel sottosuolo vicino a quello che oggi è Roswell, New Mexico, ma esiste da un migliaio d'anni, da molto prima che gli europei arrivassero in America. Conteneva tecnologia relativa alla ricerca antigravitazionale, che avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra. Consegnammo questi segreti al governo degli Stati Uniti, ma era tardi, l'America cadde e i nazisti occuparono il deposito di Roswell. Merda, questo a Specie non piacerà. Era certo fosse roba aliena. Ha visto una navetta schiantarsi lì. Che vuoi fare in quel posto? Sai cos'è l'Oberkommando? Sì, baby. È dove i più grossi bastardi comandano la macchina nazista. E i nazisti l'hanno trasferito nel tuo deposito. Qualunque cosa ci sia lì è tale da far decidere ai capi nazisti di lasciare Berlino e di andare in New Mexico. Ed ecco a cosa ti serviva questo. Che diavolo è quello? È una bomba nucleare portatile. Se eliminiamo l'Oberkommando, taglieremo la testa ai nazisti. Destabilizzeremo il regime. Si saprà che c'è ancora qualcuno pronto a lottare. Blaskovic, preparati. Stai per andare a Roswell con questa. A Roswell l'elicottero non atterra. Ti lasceremo sulla costa vicino a Galveston. Da lì un passaggio ti porterà a Roswell. Devi incontrare Super Spesh al Papa Joe's All American Diner e piazzare la bomba direttamente nel cuore dell'Oberkommando. Poi farei saltare in aria quelle merde. Ok, Blaskovic, cerca il Papa Joe's All American Diner. Troverai Super Special al ristorante. Non far saltare la copertura. Solo metterti l'impegno e... O l'American Diner, il mio genere di locale. Was hast du heute gelernt, Peter? Un attimo di pazienza. Roba. Fai pratica di tedesco, tesoro. Ti servirà. Che genere di roba? Buongiorno, signore. Prego. Che si accomodi, arrivo subito. È un Mi dica, signore, purtroppo stiamo per chiudere. È da portare via. Facciamo in fretta. Vediamo, io prendo... Blaskovic, Specie sa che attaccherai l'Oberkommando, ma non ha idea della bomba atomica.
Dovrai dargli tu la notizia. Allo? Vieni, Peter, andiamo da un'altra parte. Ma mamma, non abbiamo... Niente ma! Oh! Vitecin. Grazie. Buona giornata. Todd, un frappè alla fragola, per favore. Oh, non avrai un incendio da spegnere là dietro. Altrimenti tornerò un'altra volta. L'incendio può aspettare, comanda. Milkshake alla fragola in arrivo. Pompiere, conosco la tua faccia. Tratti ariani niente male. Vieni dalla stazione 1? Ecco qua. Oh, vielen Dank. Tu, fammi vedere i tuoi documenti. Prego. Adoro il frappè alla fragola. Forse il cibo americano che preferisco. Così semplice. Solo latte e gelato. Ma penso che il resto del menù sia da sistemare. Dovrebbe essere un po' più tedesco. Sì. Sì! Dimmi, sei di qui, John Smith? Eh? Leggo che vieni dalla stazione 6. Dove è situata la stazione 6? Non mi sembra di conoscerla. Parla. Comandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Prima che da un altro... Non che non mi fidi, Blaskovic, ma che mi dice che non indossi una maschera con la faccia di Blaskovic, però in realtà sei una lucertola spaziale. Forza! La password che ti ha dato Grace. Grace non mi ha dato niente. Ok. Giù questa maschera. E vediamo la tua faccia da lucertola, bastardo. Super Special, abbassa quest'arma o ti spezzo il braccio e ti metto KO. Lo so che sei tu, Terror Billy. Stavo solo scherzando, seguimi. Vieni. Ok. Allora, benvenuto al centro di controllo. Ultimamente non ho avuto molto tempo per mettere in ordine, mi dispiace. Questo affare è interessante, impedisce ai radar di rilevarci. Utile contro i congegni alieni per leggere il pensiero. Come sta, Grace? Bene. E la piccola Abby? Sana come un pesce. Non sai quanto mi manca. Anche quando mi pisciava in faccia, cazzo. Anzi, forse quella è la cosa che mi manca di più. Che carognetta. A che serve questo posto, Super Spesh? Questo posto? È qui che io e il mio vecchio intercettavamo le prove dell'insabbiamento del governo. Biscotto? No, grazie. Sono passati più di 10 anni. L'estate del 47. Era lo stesso anno in cui ho smesso di fare l'avvocato. Ed ero al fronte rivoluzionario nero dopo aver scagionato Grace da quelle accuse di omicidio che i maiali dell'FBI le avevano rivolto contro. Beh, una notte sentiamo qualcosa alla radio della polizia e siamo andati a nord, al ranch di Murphy, dove c'era una specie di disco volante che si era schiantato al suolo. Poi a quel punto il maledetto esercito degli Stati Uniti arriva a mettere in quarantena l'intera zona. Ci hanno raccontato quella stronzata del pallone sonda. Quelle erano tutte balle. Noi lo sapevamo, avevamo le prove concrete. Ecco, da un'occhiata. Eh? Questo aggeggio era sul sito dello schianto. Ti sembra che provenga da un pallone sonda? In questo posto registravamo tutto e tenevamo d'occhio le mosse dei militari.
Ha fatto tutto papà. Quindi sei convinto di aver visto una nave spaziale? Non sto dicendo che era un disco volante intergalattico, ma era sicuramente di origine extraterrestre. Se capisci quello che intendo. È tutto collegato, cazzo. Se provi a seguire la catena di eventi, ti ritroverai in una base segreta sotterranea a 10 km a est di Roswell, dalle parti di Bottomless Lakes, l'area 52. Il governo ha recuperato un disco volante alieno e ha portato ciò che ne rimaneva, i resti e la tecnologia, in un cavò sotterraneo. Tutti quanti erano coinvolti, i maiali dell'FBI, i maiali dell'esercito e il più maiale di tutti, il presidente in persona. Guarda, ti faccio vedere. Area 52, area 51, qui c'è l'area 48, area 56, tutte sparse per il sud-ovest, in Nevada, New Mexico. Fanno tutte parte di un complesso gigantesco che è connesso da tunnel ferroviari sotterranei. Guarda queste foto. Pistole al plasma, controllo mentale e motori antigravitazionali. E dopo che il nostro governo di codardi si è arreso ai fottuti maiali nazisti, i nuovi padroni hanno occupato queste basi e hanno continuato i loro esperimenti per rispondere agli ordini fascisti. Guarda qui, tutto questo è il complesso militare dell'area 52. È qua che i grandi capi nazisti hanno stabilito il loro dannato Oberkommando. Ma qua sotto c'è un cavo sotterraneo che è pieno zeppo di tecnologie sconosciute, di roba aliena che è tutta lì sotto. Non l'ho vista con i miei occhi, ma è lì sotto. Beh, qualsiasi cosa sia, non è marziano. Ok, va bene. Nessuno sa con certezza di che tipo di tecnologia si tratti, ma la cosa più probabile è che venga dallo spazio. Non c'entrano gli alieni. E tu che cazzo ne sai? Sei una specie di esperto di extraterrestri, ora! Senti, ho fatto l'avvocato per un sacco di tempo e so riconoscere una cazzo di cospirazione quando la vedo! Ok? Non sto dicendo che sono per forza alieni, ma non c'è neanche bisogno di dirlo! Sono fottuti alieni! Così? Abbiamo un'atomica in questo estintore. Ho capito. Calmati. Non volevo farti innervosire. Grace ha detto che sei come entrare nell'Oberkommando. Se mi aiuti a farlo, uso questa bomba atomica sull'alto comando nazista e lo polverizzo. Sì! Ma certo, è come! Sembra proprio perfetto! Sono qui apposta. Papà ha scavato i tunnel per raggiungere la ferrovia che collega le basi militari segrete. Da qui arrivi alla zona di carico treni dell'area 52. Bene. Ora devi mettere la tua bomba dentro questo zaino. Ti servono le mani per sparare. Ok. È pieno di nazisti laggiù. E di altre cose. Teniamoci in contatto via radio. Ti do una mano. Ehi, stai allerta, Blaskovic. Segui il tunnel e arriverai alla zona di carico treni dell'area 52. Il modo più rapido per raggiungere l'area 52 sarebbe scroccare un passaggio a uno di quei treni. Caroline, mi senti? Pensi che mi vedranno svanire? Senza le tue ali cadrò. Wow, porca puttana. Ora hanno dei treni razzo.
niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Die sind halt gewalttätig, Karl. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens hast du dich für New Orleans beworben. Na klar. Und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Todesschwadron. Hoffentlich. Wir arbeiten doch gut zusammen. Gewalt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens hast du dich für New Orleans beworben. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Todesschwadron. Entra e metti in moto, vecchio. Ok, G.
Ci stiamo muovendo. Devo raggiungere i comandi del treno. Infilalo nella pipa e fumatelo.
Ok, ehi amico, devi piazzare quella bomba dritta nel centro nevralgico nazista. L'Oberkommando si trova al piano terra, proprio sopra la caverna piena di roba aliena. Porta il culo di sopra, bello! Lasciano la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Sto innescando la bomba adesso. Faresti meglio ad andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello, bella storia. Il mio contatto darà l'allarme tornado per evacuare la città. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Ho quasi sgomberato il centro di controllo. Ci vediamo all'appuntamento a Galveston. Affare fatto.
Sì, continuate a correre, nazisti. Ehi, dove andate?